Io vorrei parlare direttamente dei titoli, perché i titoli dei due film sono altro esempio di grande contaminazione folle, forse, semantica, stilistica. Ecco, gli animali, sì, ce n'erano stati altri film, Tarantole e altre cose, film di genere, ma i due sono diventati emblematici, proprio dei marchi di fabbrica. Qualcosa sui titoli dei due film, anche andando dopo, Fenomeno, Opera, Trauma, La Sindrome di Stendhal, Lapidari, quelli, taglienti è il caso di dire. Qualcosa su questo tipo di lavoro, perché sembra semplice, la mattina uno si sveglia, arriva il titolo, invece come andava? È andata che appunto la mattina mi sono Hai visto, lo sapevo, ce l'ho detto. Mi sono svegliato e ho fatto, mi è venuto in mente quel film. Un'altra volta ero in macchina, stavo andando verso casa e mi venne in mente Profondo Rosso. Un'altra volta invece leggendo un libro, c'era Suspiria, l'estero non vuol dire niente, nessuno capisce che vuol dire, però piace il titolo. Quindi, esempio in giapponese si chiamava Suspiria, ma non voleva dire proprio assolutamente nulla per i giapponesi. Ah, prima mi sono dimenticato di rispondere a un'altra domanda che mi hai fatto sull'influenza dei miei genitori. Sì, sì, hanno avuto una certa influenza su di me. Mio padre era il produttore, quindi, a casa si parlava sempre di cinema, venivano gente di cinema, facevano le cene c'erano tutte queste. I critici, gli attori, i registi, c'erano i produttori. Quindi praticamente si parlava sempre di cinema. Mia madre era una fotografa di attrici, era molto specializzata in foto di femminili, quindi anche questo penso che mi abbia influenzato per molto, perché io poi dopo nei miei film la donna è stata molto importante in quasi tutti i miei film. La protagonista è una donna, è raro trovare un film mio con protagonista maschile. Io mi ricordo del passato, andando dopo la scuola, che era vicina allo studio di mia madre, andavo da lei e stavo in questo camerino, specifico camerino lungo, lungo. Io stavo in fondo a fare i miei compiti, l'altra parte era occupata da queste attrici bellissime, meravigliose, che si truccavano, si mettevano i capelli, si spogliavano nude davanti a me. Io per loro ero come un pupazzo. Non pensavano assolutamente che era un essere umano, così loro si spogliavano, si rivestivano, come un bambolotto. E invece mi turbava moltissimo, devo dire, vedere questi corpi magnifici. E poi dopo le vedevo in studio, che mia madre metteva le luci, e capivo come. Che cosa voleva dire mettere luci su un corpo, su un volto, come si fa a creare le ombre. Quindi avevo anche questo, cioè, mi ha insegnato moltissimo anche mia madre.